Gli immigrati che volevano arrivare in Italia e non salire sui barconi avevano trovato un sistema più comodo ma anche più costoso. Bastavano 15-20 mila euro chiedere di lavorare in uno dei tanti circhi che avevano la sede legale a Palermo e il gioco era fatto. Tutto questo sarebbe avvenuto grazie a Vito Gambino, 54 anni, dipendente dell'assessorato alla famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della regione siciliana, che avrebbe svolto un ruolo chiave nella truffa relativa ai lavoratori stranieri fatti entrare in Italia attraverso false assunzioni nei circhi. Erano queste le cifre che dovevano sborsare le persone che avevano la necessità di cambiare vita, di stare meglio per venire nel nostro paese. Torno a ripetere, insomma, sempre siamo allo stesso punto, c'è sempre il pubblico dipendente che è corrotto e che purtroppo insomma mette in moto un meccanismo che bypassa la normativa e permette un sistema illecito e illegale. Siamo sempre alle solite, insomma, ecco. Venivano utilizzati anche timbri falsi? Sì, timbri falsi della questura di Palermo, ecco. Insieme a lui è stata fermata anche la moglie, Provvidenza Visconti, 51 anni, pure lei dipendente dell'assessorato. Gambino, responsabile dell'ufficio speciale di collocamento per i lavoratori dello spettacolo, secondo l'accusa avrebbe prodotto dietro un compenso dei falsi nulla osta al lavoro, per prima occupazione necessari per ottenere da parte delle ambasciate il visto d'ingresso nel territorio nazionale nei confronti degli extracomunitari. Questa notte ci hanno dato una grossa mano d'aiuto, 20 questure in tutta Italia. Non era semplice la localizzazione di queste persone, molte di loro sono circensi, quindi un po' nomadi per natura, e sicuramente quando siamo andati ad arrestarli non avevano il numero del civico, ma perché chiaramente vivono spesso all'interno dei circhi in delle roulotte. Ci tengo a precisare che in questa inchiesta il reato cardine che poi permette che tutto si realizzi è la corruzione. Senza il pubblico dipendente corrotto, né gli indiani e i pakistani nei loro paesi d'origine, né quelli che stavano qui e che cercavano a distanza il reclutamento, né l'intermediario e né gli imprenditori circensi potevano mettere in piedi questa organizzazione. In particolare gli impresari circensi inoltravano la domanda di assunzione dello straniero al dipendente regionale, il quale predisponeva anche in mancanza dei presupposti, in alcuni casi falsificando anche la documentazione. Gambino per questo utilizzava anche un timbro della questura, un timbro falso dell'ex questore Nicola Zito. Per i titolari dei circhi erano soldi che lenivano la crisi del settore, coinvolti personaggi come Lino Orfei, Darwin Cristiani, Alvaro Bizzarro e ancora titolare dei circhi, cittadino Roma, Vienna Roller, Jonathan Apollo e Martini 5 d'Europa. Secondo l'accusa facevano finta di assoldare artisti operai per gli spettacoli e invece avrebbero favorito l'immigrazione clandestina. Quello che manca sono dei meccanismi di controllo, sia controlli interni nell'ambito della pubblica amministrazione, sia anche controlli in termini di trasparenza dell'attività dei pubblici dipendenti. E poi toccherà agli enti locali, alla regione e agli enti locali tradurre in provvedimenti concreti. Questo non è qualcosa che ci riguarda come magistrati.